Ciao ragazzi, eccoci qui su Skyrim con una quest del libro nero, il principe pallido. Ora in pratica dovremmo andare in questo posto qua, che adesso vi farò vedere nella mappa, perché all'interno di questa rovina nord, di questo tumulo, ci sarà un libro nero. E infatti adesso noi entreremo dentro questo tumulo, questa antica rovina nord, per prendere il libro nero. Ovviamente, come entriamo, ci troveremo davanti un sacco di cadaveri e dei ragni morti. E più avanti altri ragni vivi. Però non finisce qua la cosa. No, figurati se finisce qua. Infatti, andiamo a vedere che cosa succede. Eccoci qua ragazzi, guardate, qui c'è il libro nero, guardatelo attentamente, è bruttissimo, ma veramente brutto, ma vabbè, sorvoliamo, leggiamolo, paparam, ci entriamo dentro, ok, adesso è incominciata la quest, dunque dobbiamo evitare le zone buie, insomma dobbiamo aspettare che si sposti la luce, ma visto che la luce è abbastanza lenta e fa veramente il cazzo che vuole, io me ne batto e vado avanti lo stesso. Ok, qui c'è della luce, sembra tutto abbastanza tranquillo. Merda, che okay. Ok, siamo andati un po' avanti, bene. Luce, ok.
Corriamo un po'. Ok. Dunque, fatemi attivare la quest perché... Ok, così almeno so dove cazzo devo andare. Qui è tutto buio, ma vabbè, io me ne batto e vado avanti. Anzi, vado avanti così, curandomi. Qui c'è della luce. Continuiamo a curarci, che non si sa mai. Ah, beh, fatti. Andiamo avanti. Ok. Vabbè, ragazzi, è un po' così. Ci sarà della gente, ma è meglio non combattere. Quindi, comunque, io vado avanti e andiamo direttamente al libro nero. Comunque, ci saranno dei mostri, ma è meglio non combattere perché perderemo un sacco di vita se staremo nell'ombra. E praticamente c'è soltanto ombra in questa quest, quindi io ho iniziato a correre come un pazzo con la magia del recupero attiva e via. Ora apriamo il libro e vediamo un po' che cosa ci viene fuori. Ok, dunque, questo è della potenza. Ci sta. Questo delle magie. Ok. E questo delle ombre, furtivo. Io penso che farò la potenza perché è quello che mi interessa di più in questo momento con il personaggio che uso. E direi che possiamo tornare indietro e aspettiamo il caricamento, così vi saluto per bene. Ok, bene, ci siamo ragazzi. Io chiudo il video qui. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi.